Battaglia grossa alle Nazioni Unite. Khrushchev guida l'attacco e Fidel Castro minaccerà direttamente gli americani con un discorso chilometrico. Ike ha aperto il dibattito. Non ha avuto indulgenza verso il pittoresco dittatore di Cuba né verso la cruenta demagogia del dittatore di Mosca che ha ascoltato impassibile. L'appello del presidente americano per un piano di aiuti all'Africa concordato con le Nazioni Unite ha convinto la grande maggioranza dell'Assemblea e riscosso l'approvazione dei rappresentanti dei nuovi stati africani. Noi garantiamo, ha detto Eisenhower, la non interferenza negli affari interni delle nazioni africane, la loro indipendenza e un soccorso d'emergenza al Congo per l'educazione delle nuove classi dirigenti e tecniche di quel paese. Sulla questione del disarmo e del controllo nucleare, Ike è stato preciso. Secondo l'America è necessario attuare un disarmo controllato con la messa al bando delle armi atomiche convenzionali. Gli astri, la cui conquista è imminente, devono essere liberi. Sembra questo un argomento di fantascienza. Eppure Ike ha chiesto all'Assemblea un provvedimento urgente per raggiungere un accordo internazionale che impedisca alle nazioni di svolgere attività militari sui pianeti e sui satelliti. L'abbattimento dell'aereo americano RB-47, ha concluso Eisenhower, è un'aperta violazione al diritto dei cieli liberi. Ike ha riscosso gli applausi di un'assemblea convinta sui temi di una pace con giustizia. Ma l'attacco di Khrushchev nella replica è stato repentino. L'obiettivo del capo del Cremlino è uno solo: mettere in crisi l'ONU, chiedere il trasferimento della sede dei popoli in Russia, operare un disarmo senza garanzia di controlli. Il mondo comunistizzato ha applaudito. Khrushchev ha suonato le trombe della propaganda. I poliziotti lo hanno scortato in albergo.